rifiuti, fanno inceneritori, discariche, quando in Veneto ci sono imprenditori come Vedelago che vanno a loro spese, basta fare la differenziata, abbiamo qua un consigliere di Treviso, dentro un comune leghista, sai cosa deve aver patito quest'uomo qui a far vedere un computer a un leghista, eh? Eppure riesce a portare a casa dei risultati meravigliosi, meravigliosi. Il traffico non ha proposto di fare delle vie, delle autostrade, delle bretelle. Ha proposto di fare una cosa sensata, non far muovere i cittadini, la mobilità del futuro, che è una nostra stella, e stare più immobili possibili, viaggiare solo per svago, per vacanza, non per andare a lavorare a 50 km a sedersi davanti a un computer. Stai a casa tua davanti a un computer, quindi il telelavoro. Lui che cosa ha fatto? Ha evitato che centinaia, migliaia di trevigiani andassero con la macchina a chiedere un certificato, a fare una domanda in comune. Perché come? Attraverso Skype, col telefono, neanche il computer, col telefono. Se aveva un problema un cittadino veniva messo in contatto con un tecnico e il tecnico, se era possibile, gli risolveva il problema da casa. Questo ragazzo qua sta facendo la raccolta differenziata di 98 scuole in provincia di Treviso a costo zero per le scuole, a costo zero per il comune, e la signora Poli che di Vedelago va a prendersi le materie prime secondarie che sono nei nostri sacchetti, le seleziona, sono già selezionate, le rivende, guadagnano tutti e probabilmente riuscirà ad abbattere la tassa sulla spazzatura del suo comune di 30-40 mila euro, 80 mila euro. Un ragazzo in 6-8 mesi di lavoro, sconosciuto! Bravo! Sconosciuto.